stagioni leader e Parma certamente guida questa ripresa, una ripresa che si basa su un'impresa che investe di più su se stessa, un'impresa che crede nell'impresa, che non pensa a portare capitali sulla finanza ma che investe sulla propria azienda, un'impresa emiliana classica, quindi questo modello, il modello industriale emiliano, continua a essere un modello vincente, quindi penso che siamo sulla strada giusta, i dati occupazionali, i dati del PIL ci dicono che siamo sulla strada giusta, molte questioni sono state impostate correttamente e arriveranno i risultati sempre di più, ma certamente il governo non è capace da solo di fare insorgere il paese e l'occupazione, ha bisogno di imprenditori forti e solidi come questi. Infrastrutture qui per esempio sono l'aeroporto, grande attenzione insomma, sui temi precisi che già dice la Farmese. Che intanto abbiamo riattivato i lavori per la Fonte Vivo a Spezia sull'autostrada, quindi 500 milioni di lavori sono stati riattivati proprio pochi mesi fa, quindi abbiamo sbloccato una situazione ferma da troppo tempo e stiamo ragionando sul piano infrastrutturale con la regione per collegare questo primo pezzo sicuramente con la Cespadana in maniera da avere un collegamento vero e che puntiamo col collegamento trasversale con Tremolese, puntiamo a fare in modo che Parma diventi destinazione del grande porto della Spezia, della ministra dell'energia ferroviaria, quindi il progetto contro l'Unese non è affatto accantonato. Politicamente le chiedo, rielezioni di Pizzarotti proprio ieri, un messaggio da parte sua del governo. Intanto i complimenti a Pizzarotti, che è una persona che conosco, e quindi complimenti per la sua vittoria, complimenti anche a Scarpa che ha fatto una bella competizione, i parmensi hanno scelto, quindi per me è bene così. Noi certamente abbiamo avuto qualche battuta di arresto di troppo rispetto a quello che ci aspettavamo, ma abbiamo anche vinto in città come Padova o Lecce, che erano per forti insomma nel centro-destra. È un'analisi difficile, quella dei ballottaggi, io sono molto preoccupato della spensione, perché non andare a votare per il proprio sindaco è preoccupante, significa che la frazione che cresce. E quindi questo è l'elemento politico, credo che abbia molto vinto anche l'astensione, ma complimenti a tutti i sindaci che hanno, lo dico da ex sindaco, che hanno vinto, che sono sicuro faranno il loro meglio per la loro città. Grazie. Un'ultima battuta sull'Italia, che tutto siamo sull'Italia.